stiamo per incominciare lo spettacolo di Vico Pazzariello, artisti di strada da Napoli. Ovviamente mi aspetto una accoglienza calorosissima, un applauso spontaneo. Non è proprio molto... Facciamo una cosa spontanea, molto, diciamo, tipica napoletana, cioè che spontaneamente voi applaudite appena io esco un po' da questa... Anzi, pure voi, prego, accomodatevi qua. Abbiamo chiesto ospitalità alla chiesa, ci avete invitati, quindi ormai siete in qualche maniera fregati, non ce ne andiamo più. Abbiamo parlato già col prete, tutto a posto, ha detto che lui sostiene volentieri queste missioni, e quindi di integrazione dei popoli. Ecco, siamo per entrare, faccio un annuncio e poi un applauso spontaneo, bravo, tutti quanti proprio, tutti insieme. Ladies and gentlemen, madame e monsieur, è solo questo, faccio, non basta. Signore e signori, ecco da voi direttamente da Napoli gli artisti di Vico Pazzariello. Non so se ce la posso fare. Benissimo, vorrei subito ringraziare il fan club di San Giorgio. San Giorgio aprirà qua sul corso principale, diciamo, la filiale di Vico Pazzariello. Fantastico. Benissimo, lo spettacolo ha per titolo Il sale della terra, è un omaggio al festival, perché in realtà il titolo del nostro spettacolo è un altro, si chiama Napoletana, ovvero chicchi di filosofia tra una canzone e una poesia. Poi capirete perché chicchi. Però abbiamo voluto chiamare Il sale della terra per citare il festival che ci ospita, il mercato che ci ospita, questa manifestazione bellissima, appunto, è il mercato della terra e della biodiversità, e noi siamo contenti di aver partecipato, perché un elemento biodiverso ci voleva, biologicamente diverso, un poco diverso. Fantastico, vabbè, siete tutti un po' qua, anche accomodatevi davanti e approfittate, perché si paga 20 euro uguale, quindi o avanti o indietro, pure all'impiedi 20 euro, non so, vi conviene? Vi conviene? Oh, vi conviene, va bene così. A Napoli si dice attacco ciuccia rovo padrone, cioè, si capisce o già fa la traduzione simultanea? Ok, si capisce. Attacco ciuccia rovo padrone. Abbiamo visto pure i mulei, i muli, gli asini, bellissimo, veramente tanto tanto tanto. Però essendo, diciamo, persone, nonostante siamo napoletani, diciamo, siamo anche educati, sì, quindi è capitato così, la nostra famiglia ci ha educati e ha detto, la prima cosa, quando vai in un posto diverso, un posto soprattutto straniero, la prima cosa presentati. Allora io mi vorrei presentare, a cominciare da me, poi ovviamente tutta quanta la nostra scuderia di battaglione qua, hanno chiuso le porte, ecco qua, questa è l'accoglienza. Ci ha appena sentito che stavamo tentando un'adozione di un certo tipo, hanno chiuso le porte. Non c'è niente da fare, non ci vuole nessuno. Cioè, a parte di facciata sì, perché all'inizio dicono, ah, vai, vieni a casa, all'inizio solo. Poi dopo che ci conoscono ci evitano effettivamente. Vabbè, comunque. Benissimo, allora comincio da me a presentarvi. Il mio nome d'arte è un capitano. Quando vi dico capitano, a voi che vi viene in mente? È bello il pubblico interattivo, complimenti. Capitano! Diego, ecco, ecco la citazione, quello è grande, bravo. Quello è uno che non faceva niente negli anni 80, solevo sulla partita di pallone. Manco mo fa niente, guarda come ci viene a precisare che manco mo fa niente. Si vede, non lo sottolineare tanto, si vede che si scalza fatica di quelli proprio ad hoc. Quando dico capitano, che vi viene bene? Capitano, mio capitano! Wow, aiuto, un applauso a quel signore. Ha alzato il livello, veramente il livello culturale della piazza, perché voi
subito Schettino, Capitan Findus, mo c'è pure un altro capitano, lasciamo perdere proprio, non era visto questo argomento perché sennò veramente mi escono le bolle, l'allergia. Capitano mio capitano, ecco la grande poesia che Whitman ha scritto per Abramo Lincoln, che era il presidente degli Stati Uniti, che aveva compiuto la sua missione, e poi gli fa questa poesia bellissima, sai pure il seguito? Solo questo. Oh capitano mio capitano, ecco, sai solo questo, solo l'inizio. No, perché tutti quanti poi dicono oh capitano mio capitano, facendo, pensando di farmi un favore, no? Perché dicono wow che bello, poi gli faccio questa citazione colta, tutto quanto. In realtà nessuno che poi fa questa citazione conosce bene la poesia e non sanno che il capitano della poesia è Eto Sang, che vuole. Grattazio Palloro. Non est superstizio, sed rimedium bona est contra omnia male. Lo dicevano i latini, che c'è una frase spontanea, l'unica cosa la sai. Benissimo, quindi il capitano, perché il capitano di Whitman fa proprio così, dice oh capitano mio capitano, il duro viaggio è finito, la nave ha scapolato, ogni tempesta, vedi, per te il popolo esulta, ma oh cuore, 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 il capitano giace, caduto, freddo, morto. A questo punto ho detto sta poesia non mi piace. Quindi ho detto, poi vi faccio, visto che mi diletto pure a scrivere poesie, ho detto, ma mi scrivo una poesia del capitano, ma è la mia poesia. Quindi quando mi dicono, capitano, oh mio capitano, io dico, capitano, io capitano. Capitano di mare fangoso, navigo paludi stagnanti, eppur tuttavia c'è sempre un soffio di vento che alita nella mia vela. La nave è un legno antico, fatto di favole, non di tavole. Naviga immaginario l'angelico bestiario, portando in ogni dove la festa di sanatrice. Per me, con me, lavora un po' di gente, tutti demoni, scapigliati, irrequieti, conturbanti, fanciulli dal cuore crudele, amanti, capaci di amare sempre con passione, mai con la mente. Alla guida ci sono io, ma credete gente, davvero non conto niente. Poiché per tale guida c'è onnipresente la buona forza della fede impenitente. Cosa ci faccio questo luogo? E chi mai può saperlo? Siamo dell'ignoto, umili servitori, ma attenzione gente, sappiamo quello che facciamo, siamo i maestri del niente, la nostra opera va al vento. Grazie a Leo. La ciurma di Vico Mazzariello, al tamburo l'architetta Kevin Stefanini, all'organetto e alle voci ovviamente Gianluca Fusco. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok, allora facciamo subito una cosa particolare. Una cosa tipicamente napoletana. Ah, pizza, allora. Ma io dico, mi avevi visto con furno qualcosa, cioè come posso farti una pizza? Come la vuoi, margherita, quante stagioni? Marinara. Marinara? Ah, io direi marinara perché il sale della terra e quindi le vie del sale, le alici, no, le acciughe sono state dedicate in monotematica quest'anno il mercato, Quindi la bagna cauda, sì, l'ho assaggiata stanotte in triade, cagorgo costume. No, ma non è stato. Ma non è stato manca col bagnacauda, è stato il brazzino che ha fatto il 3 stanotte, mamma mia. No, però vabbè, ce la possiamo fare. Penso che in 2-3 giorni digerisco ancora. Va benissimo, una cosa tipicamente napoletana non è la pizza. La mossa. La mossa. Cioè, ma dove ti viene questa cosa? Ma la mossa. Ma non è un po' come una mossa epilettica che ho cangiato. Qua, una cosa tipicamente napoletana. No, 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 no,
La muriata la facciamo, ma dopo. Adesso vorrei fare subito una cosa tipicamente napoletana. Che c'è di tipico napoletano? Mamma mia, cioè non è che dovete essere per forza ferrati sulla nostra cultura, però è che miseria, ci stanno tanti cose oleografiche, sì, vabbè, le canzoni le faremo, ma adesso voglio fare una cosa particolare. Cuccinella, madonna, sì, cioè, Cuccinella comunque è la mia specialità, ma adesso non è il caso. Dai, diciamo, a tarantella va bene, la facciamo pure, ma non è quello. Una cosa che serve, vi do un aiutino, è una cosa che a Napoli si fa proprio sempre, tutti i giorni. Il caffè! Allora! Il caffè! Io lo ah! Oh, fantastico! E io ho portato addirittura il mio kit di sopravvivenza. Ho portato qua tutto l'occorrente per fare un bel caffè, eh? Intanto io attrezzo la postazione, i miei colleghi li allieteranno con una bella canzone, facciamo subito magari qualche tarantella, perché noi faremo un piccolo viaggio nel mondo della tarantella e dopo qua diventiamo tutti protagonisti. Un po' tutto il sud Italia. Avete visto che non ho portato una macchinetta normale, non ho portato la moca, diciamo, no? Quella che facciamo generalmente a casa, che è di italiana memoria, invece ho portato proprio la macchinetta che si chiama napoletana. Volete sapere un paradosso? L'unica fabbrica in Italia che fa le napoletane si trova in Piemonte, è l'Ilsa di Torino, eh? No, ho fatto un po' di pubblicità. Vabbè, è abbastanza, tanto che non si accattere niente. Allora, vi dico delle cose perché dici, ma perché ci vuoi spiegare come funziona sta napoletana? Fate attenzione perché c'è una sorpresa per voi. Allora, ho messo l'acqua qua dentro e qua c'è un buchino, si mette ovviamente sotto al buchino con la quantità di acqua. Dice che il segreto napoletano del caffè napoletano è l'acqua.
dicono così, forse perché esce già Marrona dai rubinetti, capito? Si sposa bene con, almeno diciamo con il colore. Benissimo, abbiamo messo l'acqua fino a sotto il buchino, poi mettiamo il filtro e poi mettiamo la miscela di caffè. La miscela di caffè che è tagliata diciamo come la stessa della moca. È un poco più. È bello il pubblico interattivo, complimenti, veramente. Cioè, ma lasciatemi il numero di telefono, vi chiamo la prossima volta. Cioè, qua, allora ci mette la stessa miscela. No, è tagliata un poco più grande, infatti questa qua è anche un'ottima orziera, serve anche per fare l'orzo. Mettiamo il caffè, che non è 100% arabica, ma un misto di arabica e robusta. È 2, è 3, e io parlo, è 5, vabbè, ma qua siamo in tanti, Sì, sì, ecco qua, 7, 8, vai. No, ce ne vuole un pochetto, immaginate pure la macchinetta. Questo qua, io sono contento di averla portata questa testimonianza, perché questa qua non è una macchinetta, questa è una maestra di vita. Sì, perché questa macchinetta mi ha insegnato ad acquistare il tempo con più lentezza. Visto che siamo nel presidio slow food, no? Abbiamo tante realtà bellissime nel mercato che sono slow food, cioè mangiamo piano, beviamo piano, ma io direi slow life, prendiamoci la vita piano piano, no? E quindi praticamente questa qua mi ha insegnato ad avere rispetto per il tempo e anche a gustarmi, diciamo, la vita con più lentezza, perché per fare il caffè con questa macchinetta ci vuole a mano e Dio. Cioè, si dice, è un modo per dire che ci vuole un sacco di tempo, però il caffè vuole 3C. A Napoli si dice come cazzo voce, no, 3C significa comodo, carico e soprattutto caldo. Una signora in Toscana, a Volterra, dove facevo lo spettacolo per la slow food, mi disse c'è un'altra C, chiacchierato, perché il caffè è un tempo, un rituale di condivisione, di socializzazione. E allora se tu mi fai l'espresso, mi consumi troppo in fretta questo contatto. Con la napoletana invece no, perché sei obbligato a stare un po' con te. Eccolo qua, la piastra è pronta, noi la mettiamo sopra. Mi dovete fare la cortesia, qualunque cosa stiamo facendo, quando esce l'acqua da questo buchino, voi ci avete la vista buona, soprattutto per qua, mi avvisate, perché dobbiamo fare un'operazione molto importante. Eccola qua, quindi abbiamo messo a fare il caffè, non ci posso dire, veramente speciale. Il viaggio nella tarantella è con anche, diciamo, un po' di poesia, perché lo spettacolo si chiama Napoletana Chicchi, capite adesso perché Chicchi, perché il caffè di filosofia. Stiamo già facendo un po' di filosofia, perché slow life, slow food, slow life, ce la pigliamo la vita con tranquillità, come chi so, anzi non fotte proprio niente, sta tranquillo, eccolo qua, tante la pensione, non si pensionava. No, non si pensiona, però sei ricco di tuo, quindi stai bene, no, ok, a posto. No, io stiamo trovando un'adozione, adotta un saltimbanco, si chiama questa campagna che stiamo facendo. Quindi io volevo pure ringraziare la bellissima dimora di cui siamo ospiti, perché abbiamo qua la casa Bertiatti. Sì? Da un applauso spontaneo, forse voi non conoscete la signora Roetta, sì. È una splendida dimora, veramente sembra di stare in un altro tempo, veramente speciale. E quindi praticamente abbiamo detto il caffè si fa e si sta facendo, e questa ci insegna anche ad avere rispetto per tante cose che sono praticamente preziose. La poesia. Io vorrei dirvi una poesia che parla del mio mestiere, dell'arte di strada, però vi do un'opzione, perché siamo in un popolo democratico e voglio dire giustamente libero. Allora ci stanno due opzioni, una è una poesia che è stata scritta da un anonimo francese del 600 che si chiama Chabot de Gironville, e un'altra invece è una poesia che ho scritto io con le mie manine, che parla del mio mestiere. Cosa volete sentire? Lo sapevo, normale. La mia? Vado? Ok. Allora vi dico subito, io faccio come mestiere il pagliaccio.
non è proprio un mestiere serio, dai. Parliamoci chiaro. Poi faccio Pulcinella, ma Pulcinella lo possono fare tutti. Metti una maschera e scopri una maschera e scopri te stesso, non c'è niente proprio di eccezionale, credetemi. Scrivo poesie, ma le poesie le scrivono tutti. Gli italiani sono un popolo di santi, navigatori e poeti. E poi non so, faccio il giocoliere, no? Però ho scoperto che c'è tanta gente più brava di me che fa girare le palle. Allora, no, poi io dico vabbè, vai sui trampoli, no? Sapete i trampoli? Però quello è un gioco che si insegna ai bambini addirittura. Voglio dire, alla fine, ecco, scrivo gli spettacoli miei, ma non hanno mai pubblicato un libro. Tutto sommato, alla fine sulla destra tengo scritto disoccupato. Capite il mio imbarazzo quando per esempio ci si conosce, perché quando si fa una conoscenza la prima cosa che si fa, che si chiede? Ecco, il nome e il cognome, come ti chiami? La seconda domanda generalmente quando si fa una conoscenza qual è? La seconda domanda tipica non è proprio la seconda, prima viene qualche altra domanda tipica proprio, da dove vieni? Abbiamo un bisogno irrefrenabile di se mettere i paletti a mistero, allora, cioè vogliamo sapere da dove vieni, così poi scatta tutto un pregiudizio incredibile, perché io sono di Napoli, vabbè, poi al contrario se sei di Milano non ne parliamo proprio. Insomma, la terza domanda inesorabile, che lavoro fai? Qual è la tua professione? Nel mio caso è una tragedia. Perché che gli dico a questo qua? Allora un giorno mi sono detto, ma io mi scrivo tante cosette, ma mi scrivo una poesia che parla del mio mestiere. Così quando uno mi chiede, ma tu che mestiere fai? Qual è la tua professione? Io gli rispondo per le rime. Se mi chiedi cosa faccio, con il cuore in mano, ti posso dire che il mio fare è un ardire che spesso mi dà in faccio. Per taluni sono pagliazzi, è il vostro trucco per far ridere, guardo chi mi guarda sorridere ogni volta che questo faccio. A quei volti, dall'occhio attento, tanto gli do e non mi pento. Amo altre volte scrivere e poco vado a stile e forma, tutto così mi sembra gomma da masticare senza sapere, perché al fine insomma faccio questo per sol piacere. Maggio il bianco con il nero e finta faccio che non c'è, per non parlar de poetare, che tanto prova il mio cor tristo, che una croce sembra di portare, come emulo a novello Cristo. La rima giusta nell'indovinare, sbaglio, lascio e non insisto, volto pagina all'istante, piangendomi così ignorante. Amo. Poi sovvengo e gioia viene nel capir della vita il senso, e facendo ciò che ben conviene godo del piccolo nell'immenso, passeggiando tra il male e il bene in un sol frutto li condenso, e cibo ne faccio di fantasia fingendo agli altri la vita mia. Se mi chiedi cosa faccio, da me non aspettare professione, vivo e ad altri viver faccio una magia fatta di illusioni. E Tarantella ci fate adesso? Ah, facciamo la pizzica pizzica, che è una tarantella pugliese, questa è una tarantella che è liberatoria, ognuno la può ballare come vuole, l'importante è il concetto, è molto semplice, schiaccia la taranta, il ragno velenoso, che in questo caso sarebbe il male che ti opprime, anche un male leggero, un pensiero, un fastidio, qualcosa che tu hai subito oggi, che ti ha fatto innervosire e che magari ti sta guastando la tua vita attuale, il tuo qui ed ora, schiaccia la taranta. Beh, immaginati il ragno nero, il male che ti opprime, e tu lo schiacci sotto i piedi, lo ricacci nella madre terra, questa madre terra che tutto accoglie nonostante i suoi figli ingrati la roviniamo veramente tantissimo. Schiaccia la taranta! Tutti! Schiaccia la taranta! Volevo chiamare a parlare!
Castagnello. Però non c'è tarantella senza gli strumenti tipici. Ho portato un piccolo armamentario, ma veramente piccolo, perché questi strumenti che adesso vi faccio vedere sono in realtà più grandi, no? Questi sono quasi per bambini, o ex bambini, e infatti voglierei fare un'orchestrina speciale, come ti chiami? Un applauso a Giorgia! Bravo! Allora, questo è uno strumento importantissimo per la tarantella, si chiama tricca ballacche, eh? È semplicissimo da suonare, eh? Poi con le mani accompagniamo tutti quanti a Giorgia, va bene? Fantastico, generalmente dura 2 ore questa cosa, quindi respira, respira. Respira, brava, vai, 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 sempre, ok. Fantastico! Giorgia, dritta ballacche! Poi abbiamo un altro strumento tipico della tradizione, immaginatelo ovviamente più lungo, più diciamo grande, è questo che si chiama Shetavayasse. Semplice. Questi sono gli strumenti della tradizione nostra, signori. Sceta Vayasse. Sceta significa sveglia. Vayasse sono le abitanti dei bassi, cioè le case che affacciano direttamente sulla strada. Sceta Vayasse. Che avevano nomea di essere un poco dure di sonno perché la notte facevano un antico mestiere. Ok. Questo, come ti chiami? Confidence. Confidence. Ok, confidence, questo è il tuo strumento, si chiama Sceta Vayasse, ok? Lo facciamo tutti quanti insieme con le mani, vai! Questo è tempo! Guarda, guarda, com'è concentrata, eh? Fantastico, confidence! Un applauso speciale alle nostre due! Scusa! Va bene. Quest'altro strumento invece si chiama il putipù. Ci vorrebbe una spugnetta, qualche uno c'ha una spugnetta per appresso, non uscite senza spugnetta qua. Cioè, generalmente a Napoli ci sono spugnette lì da fatto, quelle là che servono. Vabbè, non fa niente. Va bene, va bene. Bagniamolo un poco. Questo qua si chiama putipù. Ovviamente, immaginatelo più grande, questo è piccolino. Eccolo qua. Va bene, facciamo la lubrificazione con questo. Va bene? Allora, no, ancora poco, ancora acqua. Putipù, è un suono onomatopeico, cioè putipù. È troppo simpatico questo strumento. Questo è stato il mio primo amore. Quando ho cominciato a fare la musica popolare ho iniziato da questo, capite? Perciò mi... E devo dire non ho perso la mano. Dopo tanti anni ancora, cioè, mi piace non suonare come la prima volta, cioè, incredibile. Vabbè, questo è uno strumento prettamente maschile, cioè, non è detto, lo suonano bene pure le ragazze, per l'amor di Dio. Come ti chiami? Gioele, un applauso a Gioele. Prendete il palcoscenico voi, mentre io faccio l'iniziazione a Gioele. Vabbè, poi certe cose te le spiego a papà, va bene? Quando... Cioè, io ti dico solo un po' così in generale, perché papà ha pure aspetto di putipù, tu non lo sai, ma papà ha praticato pure lui tanto. Allora, Gioele, è semplice, prima di tutto questo lo devi imparare a memoria, importante la lubrificazione. Non lo dimenticare. Allora, ti può servire più là, non ti preoccupare, poi dice, ma ti ricorderai del capitano quando dico, ah, ma quel tipo capitano che mi disse questa cosa. Lubrificazione è importante, tanto è vero che facciamo un po' di acqua, no? Ci vorrebbe una spugnetta ovviamente. Poi Gioele, guarda, la mano non suona, non stringe, perché più stringi più non suona. È tutto il contrario. Sembrerebbe che tu lo prendi e
più lo stringe e suona, no, al contrario, ci vuole un tocco delicato, diciamo. Va bene? Ok. La macchinetta? Oh, fantastico, aspetta, facciamo questa cosa con Gioele e poi la giriamo. Quindi praticamente non suona la mano, vedi, questo lubrifica solo, quelle che suonano sono le due dita, pollice e indice, che vanno sulla mazza e scendono, e diciamo da sopra a sotto. Però sta pure chiusa un'altra tecnica, da sotto in su. Però non so perché, ma la maggior parte delle persone quando prendono lo strumento fanno così. Non lo so, è un movimento automatico, ci puoi provare? Eh? Ci provi con le ditina, poi a casa papà ti dici papà, ma tu di più. Ok, pezzo qua sotto, fantastico, ci siamo, eh? Pronto? Mangio a vabbè, oh, è piccolino, certo, è ancora non pratica ancora, voglio, cioè, ok, comunque il movimento c'è, bravissimo, vai insieme alla nostra orchestrina, pronti, vada qua, facciamo la prova tutti insieme con le mani, tocca muro, vai, facciamo tutti insieme con l'orchestrina, che poi abbiamo da fare un'operazione importantissima perché è uscita l'acqua dal buchino. Tu dici, ma perché ci dici tutte queste cose tecniche sul caffè napoletano? Perché c'è una sorpresa per voi, vai, insieme là. Allora, qua dobbiamo citarla, ci vuoi accompagnare? Che sta facendo? Ok, ci accompagna tutti quanti insieme con l'orchestrina, a tutti quanti con le mani, pronti? Dai, breve, dai! Ormai siete entrati nel mondo dello spettacolo, mettetevi in scena, tanto voi non tenete problema, ci visti, non vi piace. Ecco, bravo. Poi, Gioele, tu pratica ancora. No, è voglione all'inizio. Allora, abbiamo detto che ci dovevamo fare una cosa particolare. Quando usciva l'acqua dal buchino, dobbiamo fare un'operazione. Quale? Girare. Bravissimi. Però oggi, diciamolo a napoletano, un romano, tanta fa avotata, avutato, votavo, tutti quanti. Io vi vorrei dire una cosa, non l'ho detto io che sono un pagliaccio, perché giustamente uno può dire, ma aspetta, l'hai detto tu, ma chi ci crede? L'ha detto un premio Nobel, vi dovete credere, si chiama Lorenz, ha fatto la teoria della farfalla, cioè praticamente, la teoria della farfalla, cioè praticamente l'assunto scientifico ha vinto il premio Nobel, non l'ho detto io, se dicevo io una cosa del genere mi mettevano subito a manicomio, invece l'ha detto uno scienziato, ovviamente ha dimostrato la sua teoria e ha fatto il premio Nobel, ha vinto il premio Nobel, si chiama teoria del caos, praticamente l'assunto della scienza, del suo studio, è poetico, è molto bello, a me mi piace. Dice così: il battito di ali di una farfalla a Pechino crea l'uragano a New York. Il battito d'ali di una farfalla a Pechino crea l'uragano a New York. È scienza, non l'ho detto io. Andate su internet, mettete teoria del caos. Lorenz ha vinto il Nobel. È una scienza, cioè non è, come dire, non è confutabile. Se no non ti davano manco il Nobel, lo mettevano in manicomio a chi si può dire. Invece no, gli hanno dato il Nobel per questa teoria che ci fa capire come siamo tutti interconnessi nel mondo. E allora succede una guerra in Africa e noi diciamo, mentre guardiamo il TG, mangiamo la nostra bella, una bella pasta e pensiamo, vabbè, è lontano da noi. Quello che succede in Africa si ripercuote su quello che succede qua,
quello che succede qua in America. Siamo tutti interconnessi, è fantastico. Ma dico io, con tutto rispetto per la farfalla, perché comunque è un bell'animale la farfalla, però vuoi mettere la forza di una farfalla con la forza di un essere umano? Yeah, con tutto il rispetto. Cioè, se l'abbatti totale di una farfalla a Pechino crea l'uragano a New York, allora figurati che significa uno schiaffo a un tuo simile, oppure una bestemmia, oppure un calcio in culo a un amico. Che fanno? Terremoto. Perché se batti totale di una farfalla a Pechino crea l'uragano a New York, figurati un calcio in culo a un amico. Cioè ogni azione è, siamo responsabili di piccole che sembrano piccole, ma in realtà sono grandi, tipo per esempio un acquisto critico, tipo per esempio la raccolta differenziata, tipo tante altre cose che sembrano piccole, che dice no, no, non cambiamo il mondo, invece no, lo cambiamo. I batti totali di una farfalla a Pechino crea l'uragano a New York. Allora, io adesso voglio credere che tutti quanti noi qua, come le farfalle, facciamo con le mani così, mentre io faccio la votata della macchinetta, e muoviamo le mani come una ola, facciamo così, preferirei in piedi perché viene meglio, se no si blocca tutta l'energia qua sotto, anche in piedi, così facciamo un'ola, una ola che accompagniamo la votata, però dobbiamo pensare a qualcosa di positivo, per favore, non egoisti. Qualcosa di positivo per il mondo, per i nostri bambini, qualcosa di positivo. Crediamoci, perché se ci crediamo funziona. Facciamo un atto positivo magico. Prende signore, vice sindaco, vai. Ok, anzi tu fai un po' che dei cazzotti perché ti vuoi ragnatele. Ok, allora, tutti partiamo da sotto, perché è meglio partire sempre dalla base. Da sotto. Facendo un'operazione molto particolare. Io amo il caffè espresso ovviamente, però il caffè fatto con questa tecnica mi sembra molto più ragionevole, più umano. Mentre con l'espresso facciamo una tecnica di estrazione con tutte le molecole dell'acqua che sono impazzite e danno veramente tanta energia di un certo tipo, un'energia espressa. Invece qua l'acqua sta scendendo attraverso il caffè e fa questo processo che si chiama decantazione. E mo voglio dire, dice, ma perché andiamo a cantare tutto quanto? Perché si hanno buffati che sul caffè caldo. Cioè, che ci vuole? È un caffè, per esempio, vedete, il caffè è pronto adesso, no? Ci vuole un tempo. E questo tempo noi lo usiamo per comunicare. Un aneddoto mi ha raccontato una volta un signore che ha assistito a questo spettacolo. Ha detto, mia mamma ha regalato la macchinetta del caffè a cialde, no? Questa qua proprio espressissima, no? Breve, manco l'operazione di fare il caffè, manco, cialda, tra, bussante, caffè brutto. La mamma di questo signore non la usava, diceva. Allora il figlio, incuriosito, un giorno andando dalla mamma, ha detto, mamma, ma perché non usi? Ah, a proposito, oggi è la festa della mamma, auguri a tutte le mamme. Dice, incuriosito il figlio, domanda alla mamma, dice, mamma, ma perché non la usi la macchinetta che ti ho regalato, la macchina espresso a ciao? Dice, caro mio, tu mi vieni a trovare già raramente. Il tempo di un caffè te ne va. Almeno quel caffè lo faccio lento, così sto un poco di tempo in più con te. Ok, sì, abbiamo messo il coppettino di Eduardiana Memoria, Edoardo De Filippo, questi fantasmi, quando fa questo bellissimo monologo sul caffè con il dirimpettaio.
Io poi volevo proporre un gioco, poi andiamo avanti con il nostro spettacolo, un gioco molto semplice, a Napoli si chiama la riffa, vale a dire il sorteggio. Per esempio, vi faccio una domanda semplice, uno spettacolo del genere, voi per questo spettacolo, non dico assai, un euro lo dareste? Sì o no? Io voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ovviamente ci ha voluto qua di ingaggio, ringraziamo, è una quota di soldi che noi mettiamo per l'associazione, noi prendiamo solo giusto un piccolo gettone, il resto lo mettiamo per il mantenimento della nostra sede e per le nostre attività sociali, perché abbiamo una scuola di arte e musica popolare per i ragazzi del centro storico di Napoli, ragazzi un po' a rischio diciamo. Un euro lo dareste per questo spettacolo? Alzate la mano, per favore, voglio avere le idee chiare. Chi da... Ho detto chi lo darebbe? Alza pure, dobbiamo fare tutta finita. Lei non lo darebbe? Sì o no? Alzate la mano. Benissimo. Quindi, tutte queste signore e questi signori che hanno alzato la mano darebbero un euro per lo spettacolo, così abbastanza, senza problemi, no? Io invece in cambio di quest'euro vi voglio regalare un'emozione, cioè partecipare a un gioco. Il gioco si chiama la riffa. Per questo euro in cambio vi do un bigliettino numerato. E poi, alla fine dello spettacolo, chiamiamo una bambina, la facciamo tirare la tombolella, come si dice a Napoli, e dal numero che esce, il numero che esce vince qualcosa. Che cosa? Ma che il caffè? Solo il caffè, no, il caffè lo offriamo a tutti, il caffè si offre con l'ospitalità, a Napoli si offre subito, ok? No, il caffè, che vince questo estratto? Che vince? Bello questo, siete un pubblico interattivo, veramente partecipativo, veramente assale. Che vince? La settimana in barba. La settimana a Napoli, voglio, ma vedete mi sembra. A parte il fatto che noi ci trasferiamo qua, quindi non vedo questo. Cioè, che vince? La settimana in crociera. La capitana, giusto? Che vince? Detta è semplice. Che cosa? La caffettiera napoletana! E qua ci vuole un applauso, ma veramente spontaneo! Con i decupaci che ha fatto la mia compagna Pezzeghella. Eccola qua! Aspetta, fammi controllare perché a Napoli fanno i pacchi, capite? Cioè, ah no, ci sta! Veramente! Tutta imballata, ovviamente, della Ilsa di Torino. L'unica fabbrica in Italia che fa le macchinette napoletane! A me mi sembra questo spettacolo, questa cosa non la dimenticherò proprio mai. Quindi, e questa è pure bella grande, è la caffettiera, diciamo, per sei tazze, come diciamo noi, ma ne escono 18, perché a Napoli succede più stupidato, che la macchinetta è una tazza, tre, quattro tazze, va bene. Quindi, in cambio del bigliettino, ecco, del vincitore del bigliettino, riceve in cambio, cioè no, come premio, praticamente la cosa, ecco qua c'è questo cesto che va benissimo, fantastico. Allora io passo per il pubblico mentre i miei colleghi faranno un'altra bella tarantella, un applauso spontaneo! E diciamoci. Sì, ti do quello là che a me nella vita mi ha portato. Thank you.
Ma
Simone bella, Cicerella mia, Simone bella, e Cicerella mia, Simone bella, e Cicerella mia, Simone bella. Oh, grazie, grazie assai! Abbiamo battuto un record, oggi non è facile fare la riffa e dare tutti i numeretti. Ovviamente qua sfondavo una porta aperta perché siamo belli, siamo seduti, comodi e tutto quanto. Fantastico! Noi adesso arriva il momento pure delle stazioni, ma a questo punto lo so, state aspettando altro. Ovviamente. Benissimo, e invece volevo, perché sono il presidente di un'associazione culturale che si occupa appunto di artisti di strada, recitarvi quello che è considerato un po' il manifesto degli artisti di strada. È quello che vi dicevo prima a proposito di Chaps, di questo francese anonimo del Seicento, che scrisse questa bella poesia che è diventata un po' il manifesto degli artisti di strada, che si chiama Chapeau de Girombi, e fa così: contento della mia sorte, io dichiaro che i miei simili, i ciarlatani, i pagliacci, i saltimbanchi, se così li volete chiamare, sono tra gli uomini più felici, i più liberi e anche i più nobili. Ogni uomo su questa terra dipende da un altro uomo, egli è schiavo di un interesse o di un capriccio, molto spesso brutale e stupido, dal quale dipende il suo vivere e la sua felicità. Noi almeno facciamo la parata quando vogliamo davanti a chi ci pare. Vivendo di poco, disdegniamo di vendicare gli applausi e l'eccessivo guadagno. Sempre soddisfatti di quello che ci si dona, poco o molto che sia. Le nostre pagliacciate, se non sono gradite in un paese, esse piaceranno in quello prossimo. Noi non dipendiamo dal pubblico che viene alle nostre fiere, poiché egli baratta un pezzo di pane con la nostra gaezza, e non è a lui che dobbiamo il nostro bene più caro, la libera vita errante. Ciao a tutti. Allora, il nostro spettacolo va a concludersi, adesso abbiamo giusto il tempo per fare l'estrazione. Ovviamente abbiamo qua la nostra canestrella, il panariello lo chiamiamo noi, eh? Vogliamo chiamare una bambina che tira il numeretto? Sì? Vai Chiara! Oh, un applauso a Chiara, senza la quale proprio lo spettacolo era impossibile da fare. Chiara, è la prima volta in scena? No. Fate i tuoi, colleghi, guarda qua come sono. Chiara, già stai comoda, vieni qua, dobbiamo lavorare. Ha detto fino. Ok, tu sai come funziona Chiara, vero? Non lo sai? È sempre, ma la tombola non la giocate a Natale almeno, no? A Napoli la tombola si gioca sempre, non è solo un gioco natalizio. Piccolo aneddoto sulla creazione e dimensione della tombola. Praticamente a Napoli c'è il gioco del lotto, però non è stato inventato a Napoli, è stato inventato a Genova. Si chiamava il gioco delle zite. Venivano associate ai 5 bussolotti le zite, le donne da marito senza dote, per cui si faceva un montepremio e chi vinceva poi e veniva estratta aveva la dote, il gioco delle zite, che poi abbiamo preso a Napoli, perché a Napoli non hanno inventato proprio niente. Dobbiamo sfatare questa cosa. Il caffè viene da Trieste, Livorno è il primo bar della storia. A Tombola hanno inventato, cioè il gioco dell'otto l'hanno inventato a Genova, la pizza africana, gli spaghetti sono cinesi, cioè non hanno inventato proprio niente. Però i napoletani hanno una cosa bella, che ottimizzano al meglio le risorse degli altri. Chissà perché, almeno quello, basta 5 niente, almeno una cosa. Ok, Chiara, sei pronta? Si fa così, guarda. Anzi, dovresti dirla alla napoletana, dovresti dire casta, mano e
è casto culo romanale. Mi guarda un po' per questo. Allora dice casta mano, qua questa è la mano, casta mano. Facciamo lo scambio culturale, non c'è, voglio dire, stiamo qua, la biodiversità, combattiamoci biodiversamente. Io vado napoletano e tu parli più tedesco. No, no, questo è un ballo proprio tedesco. Vabbè, facciamo così, Chiara, fai così e poi tiri fuori un solo numeretto. Il numeretto che esce è quello che vince la famosa macchinetta napoletana. Va bene? Sei pronto? Prima di fare così. Ok? Colpo di scena, chi vince la prestigiosissima macchinetta napoletano, napoletana con tanto di decoupage fatto dalla nostra Perseghetta. Il numero che vince è il numero 59! 59! Wow, questo sembra truccato! Ma proprio tu! Cioè esiste, questi già sono napoletani, sono visto. Perché tu non mi sbagliare, quindi lo sinto, giusto? Fantastico. Vieni qua, caro. Un applauso Elisa, non siate invidiosi, eh! L'importante è partecipare. E poi voglio dire, ma sembra fatta apposta, o no? Incredibile, veramente. Abbiamo rischiato la reputazione qua, meno male che siamo trasparenti, perché sai qua si va subito, vabbè, si pagano subito per tante altre cose bruttissime. Un applauso ancora a Elisa, un applauso a Chiara, la nostra espressione umana, un applauso alla nostra piccola orchestrina, veramente Sancio Vicina, insieme a con Pico Pazzariello, un applauso per Kevin Stefanini alla chitarra e al canto. Un applauso per Gianluca Fusco, alla polistrumentista e alla voce. E se volete un applauso anche per me, il vostro capitano. Grazie assai! Vai con la tarantella! Un poco di mane. Adesso facciamo una piccola lezione di ballo. Oltre a Tricca Ballacche e al Cutibù e alla Scelta Vaiazze, che sono i nostri tipici strumenti della tradizione, uno strumento importantissimo per la nostra tradizione è questo che si chiamano castagnette. Forse perché venivano dal castagno o perché il castagno scoppietta quando è nel cammino, una cosa del genere, o probabilmente perché lo abbiamo preso dagli spagnoli, perché abbiamo avuto una dominazione di 150 anni in Spagna prima che ci venivano a occupare Savoia. Ok. Ecco, quindi abbiamo tutti quanti. Se volete voglia di parlare, ho portato un po' di castagnette, alzatevi, venite qua, facciamo un piccolo cerchio con i bassi bassi, vieni nel mio fan club qua, alzatevi, prego, vieni, vi faccio vedere, prendete una castagnetta, non ve le portate a casa però, questo non è un souvenir. È semplice, bisogna inserire le dita, magari due se l'accento è largo, sì, brava, ok, alzate le braccia, suonate le castagnette, si mette in mostra tutte le nostre bellezze, ok, devi fare così, guarda, metti due dita, ok, spagnola, no, si suona proprio nel palco, senti, nel palco,
cecchini se volete, e con i nostri bravissimi cecchini faremo una tamburiata, si chiama tamburiata, perché lo strumento che sta suonando Gianluca si chiama tambosa. Il nostro slogan è, lo slogan di Nico Passariello è: più tamborda e meno comorda. Facciamo un cento, venite, venite, mani nelle mani, mani con tutti quanti, cento, ah, benissimo, ok, cento, ok, fantastico. Allora, facciamo i passi proprio base, va bene? Proprio diciamo quelli fondamentali. Allora, vieni lì, così, proprio meno, poi facciamo questo passetto che è proprio basilare, va bene? Che è, nella teoria della napoletana lo dite pure voi, significa acca, di alla, significa di qua e di là, acca, di alla, ok? Semplice, ok? Acca, di alla, questo, acca, di alla, ok? Acca, di alla, oh, fantastico. Questa è base, poi un altro base molto semplice è avanti, avanti, ah, ti piace pure a te, ok, allora avanti e avanti, chiare, avanti, chiare, oh, fantastico. Quindi la combinazione a caia là, avanti, e poi ci voglio mettere l'ultimo, un po' più complicato ma semplice, arind diapo, a caia là, annanzi a re, arind diapo, va bene? Quale castagnette? Acca, gialla, Anna, chiare, fantastico! Un applauso, corpo di ballo! Del mercato della terra! E si balla a coppia! Quindi, facciamo le coppie, una regola fondamentale è che si guarda sempre occhi negli occhi! Allora la coppia, occhi negli occhi, non si toccano mai i danzatori, solo in un caso si toccano quando, per chi ha pensato lo capisce, però quello lo sapete, quindi cambia un po' la musica e il canto diviene a distesa, in quel caso si fa la botata, si gira, però non girate su se stessi. Si parla in coppia, è detta la danza dell'amore, l'amore si fa in due, quindi si gira insieme, così guarda per esempio a te, sarebbe la lunga un'altra, va bene? Noi stiamo ballando, ok? Ci guardiamo sempre occhi negli occhi, poi quando a un certo punto dice votavo, no, guarda me, non prego, no, non devi girare, guarda mi serve a me, gira qua, gira, e dai, così, guarda, gira, esci, ok, pure con tre, oh, fantastico, questa è una votata, un'altra votata è questa qua, quando dice, oh, bravo, guarda me, semplice, va bene, questa è un'altra votata, molto bella, è questa qua, quando dice, oh, bravo, dammi siete. Ci siamo? Vai con la tamburiata! A ballare tutti! Vai con le mani, tutti insieme, dai! Tamburiata! 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 Tamburiata!
capitano. Vada, vada, vada. Vada, vada. Spagna, il cuore, spagna, il cuore, spagna, il cuore, spagna, il cuore, spagna.
collo veramente più tipico. Ancora grazie all'amministrazione comunale di San Giorgio Canavese, un forte applauso, hanno voluto rischiare invitandoci da questa parte. Le castagnette come le portate a casa? Non sono un souvenir, ovviamente. Va bene, grazie. Grazie assai, adesso abbiamo veramente finito, grazie di cuore. Ovviamente ci saremo qua anche nella serata, quindi noi cominceremo anche, voglio dire, a suonare come abbiamo fatto ieri sera fino alle 4 di stamattina, mamma mia. Benissimo, quindi grazie assai, veramente eccezionale. Ok, poi chi vuole assaggiare un po' il caffè napoletano venga qua, procuriamo i bicchierini e li assaggiamo. Un applauso speciale a Bruno, il nostro tecnico, nostro per dire della manifestazione del comune, fantasticosissimo, fantastico, grazie assai.
Oh, my God.